Al convegno Salviamo il Biferno e chi lo frequenta non poteva mancare Francesco Morgillo, boianese, artista e soprattutto tra i fondatori di Molise Avventura. Francesco, che ne pensi di questo incontro, soprattutto del coordinamento, una specie di task force per salvare una risorsa importante? Una bellissima idea, prima di tutto. È molto importante che le persone si raccolgano intorno a questo tema, perché altrimenti siamo tutti cani sciolti, come si suol dire. Lo trovo veramente una cosa intelligente e anche ben angolata da molti punti di vista. C'è da dire che, per quanto ne so io del Biferno, che è stata una scoperta straordinaria, io sono mancato dalla regione per una ventina d'anni all'incirca, quindi quando sono tornato abbiamo fatto questa cosa, questa esplorazione del Biferno, l'ho trovata veramente una straordinaria sorpresa. Ecco, raccontaci un po', Molise Avventura, come è nata e quello che fate come associazione. È nata come quasi per gioco, ovviamente, è stata un'avventura che volevamo fare solamente io e Pietro Mastrobuono, l'altro, diciamo, dei capisaldi di Molise Avventura. E in effetti abbiamo visto che era una cosa magnifica, che non potevamo tenerci per noi. E quindi abbiamo cominciato a portare un po' di gente sul fiume, in canoa, all'inizio, e da cosa nasce cosa siamo diventati più di 100 e abbiamo costituito un'associazione, quindi abbiamo investito nel comprare queste canoe canadesi, abbiamo investito nel preparare personale che potesse accompagnare le persone sul fiume, quindi abbiamo per esempio il Molise Avventura hanno gli unici 5 istruttori di canoa canadese che sono in Italia, iscritti alla WISP. Essendo una disciplina, diciamo, che si pratica ma un po' in sordina, quindi abbiamo 5 istruttori, abbiamo un altro numero di accompagnatori per quanto riguarda invece il rafting, che è quella discesa sul gommone che è simile a una giostra perché si fa solamente nei periodi in cui il fiume è veramente spettacolare e purtroppo non si può fare tutto l'anno grazie ai prelievi esagerati di acqua che vengono. Qual è il periodo migliore per fare rafting? Marzo e aprile, a volte come in quest'anno anche maggio. Dipende dalla portata. Dipende dalla portata, perché ha piovuto molto, quindi siamo stati fortunati da questo punto di vista. Appena passato questo periodo, anche in inverno, non c'è abbastanza acqua perché il prelievo è veramente smisurato, anche contrario a ogni buon senso. Senti, Francesco, in conclusione, il Biferno per un matesino come te che cosa rappresenta? È il principale, come dire, la principale fonte, no? Sì, fonte di ogni, veramente di ogni fluido che attraversa il Molise, proprio la vena principale, l'arteria che attraversa il Molise, ed è in effetti l'unico fiume che ha un percorso sicuro, stabile, diciamo, in tutto l'anno, se ne vogliamo dal punto di vista del percorso. E si sta ripopolando di molti animali, molto bello adesso vedere queste, gli aironi, le anatre, a volte anche la lontra, diciamo, individuali. E seminari a parte che sono molto importanti, secondo te il problema è in realtà a monte? Il problema del Biferno è alla sorgente, dove viene rilevata, ripeto, troppa acqua. In un paese dove sorge il Biferno, noi non abbiamo l'acqua dalle 10:30 alle 6:30 del mattino. E la gente, da 30 anni sto parlando, e la gente non se ne rende conto perché ha l'autoclave da 30 anni. Ormai si sono abituati. Ovviamente si sono abituati, ma non al sapore dell'acqua col cloro, e quindi comprano l'acqua minerale in un posto dove ci sono 4, 5, 6 sorgenti diverse. Uno potrebbe semplicemente scegliere che acqua bere. Però è una questione di mentalità, ormai nessuno ci fa più caso. Io ci faccio caso perché sono mancato per molti anni, quando sono tornato è stata una brutta e amara sorpresa. Ma sono forse più di 30 anni che funziona così. Grazie.